Ciao, sono Michelangelo Moggia, benvenuto su Analizzare un quadro. Scegliere uno dei tanti quadri dipinti da Raffaello non è un'impresa semplice. Alla fine poi ho selezionato la Madonna Sistina, che oltre ad essere uno dei suoi capolavori è anche una delle sue opere più famose. Il titolo si deve alla chiesa dove era custodita in origine, la chiesa di San Sisto a Piacenza, mentre attualmente dopo varie peripezie si trova alla Gemäldegalerie di Dresda. Siamo nel 1512 e il Papa Giulio II commissiona questo dipinto ad uno dei due più grandi artisti dell'epoca, Raffaello Sanzio. L'altro era Michelangelo Buonarroti per la cronaca. E, dicevamo, Raffaello realizza un capolavoro originale e coinvolgente. Vediamolo nel dettaglio. La tela è di grandi dimensioni, 265 x 196 cm. In origine si trovava nell'abside della chiesa, ovvero la parte dietro l'altare, e simulava una finestra, un'apertura illusoria nel muro. Vediamo infatti che i tendaggi sono scostati e ci permettono di assistere ad una scena soprannaturale. La Madonna con in braccio il bambino, San Sisto Papa sulla sinistra, Santa Barbara sulla destra e due angioletti appoggiati al davanzale che separa lo spazio divino da quello dove si trova lo spettatore. San Sisto, che ha le sembianze di Papa Giulio II, ha appoggiato a terra la tiara, il copricapo con tre corone tipico dei papi, è inginocchiato ed indica alla Madonna nella nostra direzione, ovvero sta intercedendo per noi. La Vergine è circondata da una nube di cherubini, ha uno sguardo preoccupato come se fosse partecipe delle sofferenze degli uomini e si sta muovendo verso lo spazio dello spettatore. Lo vediamo dalle pieghe della veste che danno il senso del movimento, come se volesse venire al di qua del quadro, come se volesse uscire fuori. Alla destra della Madonna c'è Santa Barbara, alle sue spalle si intravede una torre che è il suo simbolo distintivo, il simbolo iconografico. Anche lei è inginocchiata ed ha le sembianze, così almeno dicono le fonti, di Giulia Orsini, che era la nipote di Papa Giulio II, che, come ho già detto, invece era ritratto nel San Sisto. Per concludere il discorso sulle somiglianze, la Madonna ritrae invece l'amante di Raffaello, tale Margherita Luti, la celebre fornarina, che l'artista dipinse anche in altre occasioni. In basso, infine, ci sono i due angioletti, dall'aria pensosa, che stanno appoggiati al davanzale di questa grande finestra. E spesso sono stati utilizzati come un'immagine a sé stante e arrivo a dire che sono più famosi questi due angioletti che non il dipinto nella sua totalità. La loro presenza ha sostanzialmente un duplice ruolo. Si trovano in uno spazio intermedio tra la zona soprannaturale dove sono la Madonna e i Santi e lo spazio degli uomini e contribuiscono perciò a creare l'illusione della prospettiva, della continuità tra questi due spazi. Oltre a questo rappresentano una nota spiritosa in un dipinto del tutto serio, ovvero sdrammatizzano l'atmosfera grave del quadro, è un po' come una battuta fatta per alleggerire un discorso. La struttura di questo dipinto è molto regolare e si può riassumere in un rombo, in cui il vertice superiore è nella testa della Madonna, i vertici laterali nelle teste dei due santi e quello inferiore negli angioletti. Questo schema è rafforzato poi dagli sguardi e dai gesti dei personaggi che interagiscono tra di loro. Il risultato finale è un'immagine chiara e comprensibile che mostra in modo immediato e concreto l'intervento del divino, del soprannaturale in soccorso degli uomini.